Chissà che sensazione ha invece sul Bari di oggi un calciatore che a Bari il segno lo ha lasciato in una promozione. Parlo di Roberto Floriano che è collegato con noi. Ciao Roberto, ciao direttore, buonasera. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Qua parliamo, Davide, a Brescia con l'uomo fantasia, ma ormai con un direttore sportivo. E ora infatti gli diamo del lei. Ciao Roberto, ben ritrovato. No, del voi, non so come dobbiamo... Allora, che Bari stai vedendo, Roberto? Allora, con tutta onestà sto seguendo pochissimo la Serie B, perché purtroppo sto facendo una categoria che è diversa, quindi guardo spesso i risultati perché lo seguo con passione, poi ho Valerio con cui comunque mi sento. Sicuramente è una squadra che ha trovato un po' la quadra, ecco, e questa è una cosa importante, arriva da qualche risultato utile di seguito e quindi mi auguro che venerdì, insomma, possa continuare con questa striscia, e anche perché ho visto che la classifica comunque è corta. Poi se mi chiedete troppo nel dettaglio, questa volta non vi posso rispondere perché ho avuto un mese impegnativo anch'io e quindi sono un po' fuori a guardare la Serie B, non la sto seguendo tantissimo. Guardo giusto il Bari e Palermo sempre con affetto, insomma, però in questo momento sono concentrato sul mio di campionato, che è veramente difficile, ecco. Davide. Roberto, vado sulle persone allora, non sul calcio. Ti aspettavi Valerio Di Cesare direttore quando l'hai conosciuto da giocatore, o te lo immaginavi allenatore? Perché poi è questo un po' il bivio di quasi tutti quelli che vogliono rimanere nel calcio. C'è chi fa il procuratore, ma credo che il grande bivio è allenatore o direttore sportivo. Te lo immaginavi Di Cesare come direttore sportivo? Guarda, allora io con Valerio ho condiviso poi un anno e mezzo di anche in camera, no, in ritiro insieme, e avevamo entrambi questa stessa idea di voler provare a fare i direttori sportivi, quindi un po' me l'aspettavo, insomma, quindi quando ho appreso la notizia era una cosa che mi aspettavo. Magari, sai, spesso si parte da altre situazioni, lui anche per tutto quello che ha dato a Bari è giusto che ripartiva da una grande piazza, e sono contento per lui. Tra l'altro l'ho visto qualche settimana fa che era su a Milano, insomma, perché siamo andati a vedere delle partite insieme, ecco. Poi Giuseppe Genchi, approfitto anche della tua presenza, perché poi switchare immediatamente dal campo a un ruolo diverso, quanto è difficile e quanto invece ti aiuta a non pensare, cioè ad accettare una proposta appena ti arriva? Allora, io non so lui quando ha smesso e come ha scelto. Quindi tutti in tempi brevi avete fatto le cose? Io non mi sono reso ancora conto, perché non ho mai lasciato il campo, nel senso che comunque ho avuto una proposta da direttore sportivo, da allenatore, nello stesso anno in cui volevo ancora giocare. E quindi è stata una scelta immediata, voluta, però fare l'allenatore significa rimanere sul campo. Ecco, quello che Daniele De Vezze, che è andato a fare l'allenatore, no? Faceva il direttore, però gli mancava il campo e ha deciso di andare sul campo. Io dal campo non sono uscito ancora, quindi non ti so dire quanto mi manca, o se mi manca giocare, no, perché comunque no, perché mi piace quello che sto facendo. È difficile, sono passato da quest'altra parte, è una cosa che non ho mai immaginato da calciatore, però è difficile, però mi piace, quindi la mancanza della partita in sé non la sento, del campo non la posso sentire perché sto sempre dentro. Mirko da Bari, un amico che ci scrive su WhatsApp al 3460356314, ci scrive: mi sarebbe piaciuto vedere Falletti e Floriano insieme in campo. Roberto, che ne dici di questa coppia? Non sarebbe stata male, dai. Sicuramente Falletti è un giocatore che a me piace molto, ma mi è sempre piaciuto anche, no, per la fantasia che ha, per le giocate che ha, e quindi sono contento che adesso sia Bari e che sta facendo bene, ecco. Sta facendo tanto bene e devo dire l'ultima partita, Gabriele Rannini, ci ha dimostrato anche che Falletti e Sibilli insieme si può. Assolutamente sì, sono interscambiabili, tant'è che c'eravamo anche scritti dei messaggi a te. Sia la domenica mattina, nei giorni precedenti e appunto dopo, quando ci siamo resi conto che in realtà, anche se si parlava molto spesso di Sibilli mezzala, alla fine, lo abbiamo visto soprattutto nell'azione del gol,
andare a chiudere le triangolazioni, a metterci lo zampino finale, l'ultimo passaggio, era spesso Sibilli. Falletti invece, come avevamo visto magari nelle partite precedenti, scendeva un po' di più per impostare il gioco. Io credo sia veramente l'appoggio fondamentale per gli esterni, per i centrocampisti, per i braccetti quando salgono, perché questo è un altro aspetto fondamentale nel gioco di Longo, e alla fine tutti si canalizzano verso Falletti, che da quel punto di vista è fondamentale. E credo che anche con Sibilli abbia dato quella verve in più al gioco che sinceramente mi sarei aspettato di vedere un po' di più nel secondo tempo. Questa è una, diciamo, 3-5-2 mascherato. Sì, mascherato con la mezzala di squilibrio, come sì, dite voi allenatori. Sì, adesso è quasi in Serie D, se ne vedono tante di queste squadre che usano il giocatore qualitativo che ha questa qualità di saltare l'uomo e giocare tra le linee e usarlo come mezzala. Perché comunque, come dicevamo prima, il 3-5-2 è un modulo molto compatto, stretto, che ti permette di subire poco, però se hai davanti quei giocatori che tra le linee sono forti è giusto utilizzare questo modulo. Tant'è che Benali molto spesso che si stacca per andare in pressione, quindi sembra quasi più che regista. Qualcuno deve correre per qualcuno, certo. E qualcuno deve fare qualcosa per qualcun altro, quindi è chiaro che se hai la qualità tra le linee è fondamentale. Roberto, come sta andando? Vedevo che annuivi a proposito della Serie D, questa esperienza da DS con il Caravaggio. No, guarda, noi siamo sopra la media in questo momento, nel senso che il nostro obiettivo è la salvezza, abbiamo 14 punti, siamo quinti, mi sembra, o quarti, quindi arriviamo da una sconfitta di domenica che purtroppo, forse per la prestazione che abbiamo fatto, non meritavamo, però insomma è il percorso che a noi interessa, perché abbiamo forse la squadra più giovane del girone, quindi insomma è più importante la prestazione del risultato in certi casi, perché ti fa capire che magari siamo in crescita, nonostante poi quando si è giovani si ha qualche ingenuità, no? E quindi magari si perde qualche partita, però ti ripeto, secondo me con queste prestazioni qualche soddisfazione ce la possiamo togliere. Vedevo c'è un certo Treviso nel girone del Caravaggio, me lo ricordo in Serie A. Comunque Roberto Floriano mi ricorda Moreno Longo quando dice pensiamo a salvarci prima di tutto e poi vediamo. Non so se vi siete sentiti, Roberto. Condividono la stessa linea. Che sento Valerio io, quindi. E quindi ti influenza lui, ok. Esatto, tutto chiaro. È quella la cosa che mi influenza, però. Sono contento per Valerio, sono contento per Mister Longo, perché è sempre stato un allenatore che a me è piaciuto molto, e sono contento che insomma le cose stanno andando meglio, perché dopo le prime due sconfitte inizio campionato no, c'era un po' di perplessità, però sembrerebbe superato. Speriamo che venerdì insomma si continua questa striscia, lo spero tanto per il Bari, ecco. Grazie a Roberto Floriano per questo in bocca al lupo a te Roberto per la prosecuzione di questa bella avventura.